alla sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. A cura di Nicky Stefi. Realizzazione di Roberto Borghi. In studio Giuseppe Pontigia. But I don't know which way to turn. I know I don't have much of a choice. I'll go out of my mind or into the night. Riprendiamo le nostre conversazioni sullo scrivere partendo da un tema che avevamo affrontato ieri, che era quello della creatività, di una certa nozione euforica, diciamo sovraccitata, facile e direi anche insidiosa della creatività. È diffusa l'idea che sia importante la creatività come attività in fondo fine se stessa, come attività che dà piacere, che dà leggerezza, dà vitalità. Io non contesto questa nozione, questa esperienza del resto che può essere diffusa. Dico che quando si parla comunque di creatività nello scrivere, l'attenzione si deve spostare non tanto sulla condizione di chi scrive, quanto su quello che fa. Questa creatività, come dire, che si manifesta anche in termini verbali, noi dobbiamo distinguerla dalla creatività invece nel senso della costruzione artistica, della prosa, d'arte, della poesia. Gli equivoci nascono anche, io penso, dal fatto che la creatività nell'ambito della scrittura si vale dello stesso mezzo con cui noi ci serviamo per comunicare, la parola. E quindi a volte scambiamo per creatività una semplice efflorescenza verbale, con uno stato di un senso di onnipotenza, anche nel senso che ci serviamo delle parole con una disinvoltura e con una, anche direi con una sorta di dispotismo, piegandole alle nostre aspirazioni momentanee. Ecco, direi che questo è un atteggiamento da evitare anche quando si scrive, cioè un senso di così di onnipotenza che noi non proviamo, per esempio. Facciamo qualche fatica a immaginare nell'ambito di altri mezzi espressivi, non so, musica, pittura, scultura, in cui il contatto con la materia impone già di per sé un atteggiamento più mediato, ecco, come dire. Invece la creatività nell'ambito del linguaggio verbale si può manifestare proprio come un uso anche irresponsabile del linguaggio. Un esempio che mi viene in mente in questo momento, una signora che diceva, per spiegare il suo senso della creatività, per me ogni giorno è un'avventura, io mi alzo ogni giorno, alla mattina, e penso che mi aspetta una giornata in cui scoprire, inventare, fare, eccetera. Io penso che questo senso così euforico della creatività sia anche molto immaginario. In realtà la vita non è affatto, non penso che sia questo svegliarsi la mattina ogni giorno un'avventura. Sì, lasciamolo dire la protagonista di Via col vento, e del resto lo dice domani un altro giorno, benissimo, ma se ogni giorno dice domani un altro giorno, queste cose lasciamole dire appunto a protagonisti di avventure immaginarie. Ecco, in realtà l'esperienza della vita è ben diversa, però molti si sentono autorizzati dalla facilità con cui si accede all'uso del linguaggio verbale ad avventurarsi così nelle affermazioni più irresponsabili e direi anche più gratuite. Ieri abbiamo visto alcuni equivoci che riguardano la creatività, ma oggi vorrei avvicinare alcuni equivoci che riguardano i frutti della creatività, alcuni aspetti direi importanti che riguardano la lettura, che riguardano il modo di presentare i libri e che sono secondo me fuorvianti. Ho scelto tra le vari discorsi che si fanno sul leggere, campo sterminato su cui avremo occasione di ritornare perché riguarda direttamente anche l'attività dello scrivere,
E imparare a scrivere vuol dire anche imparare a leggere. E direi anche che se uno vuole impadronirsi dello strumento, della scrittura, deve, non può che imparare a leggere con una particolare concentrazione, con un'attenzione direi millimetrata al linguaggio. Stamattina mi hanno fatto un'intervista sui pericoli di un inquinamento del linguaggio corrente ad opera dei neologismi, eccetera. Questi pericoli ci sono sempre stati. L'unico pericolo, che non è comunque tipico dei nostri giorni, anche se nei nostri giorni presenta connotazioni particolari, è che chi scrive non si renda conto di maneggiare uno strumento prezioso, delicato, e che il compito di chi scrive è anche di sfruttare al massimo le risorse del mezzo che adopera, perché queste gli consentono di esprimersi in modo personale e non in un modo uniforme, piatto, convenzionale, nel modo in cui si esprimono generalmente le persone che ricorrono ai luoghi comuni e non riescono, e neanche magari in certi casi si preoccupano, a dare una forma, come dire, riconoscibile a quello che dicono o a quello che scrivono. Ho scelto, dicevo, due segmenti, due frammenti, uno di Petrarca e l'altro di Kafka, che riguardano il modo di leggere, che cosa sono i libri, che cosa possono essere i libri, ecco, per chi li avvicina. Petrarca dice in una lettera a Giovanni Anchiseo: i libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono con noi, ci consigliano e si legano a noi con una sorta di familiarità attiva e penetrante. E il singolo libro non insinua soltanto se stesso nel nostro animo, ma fa penetrare in noi anche i nomi di altri, e così l'uno fa venire il desiderio dell'altro. Qui noi vediamo così manifestarsi questa idea del libro come di un compagno. Petrarca in un'altra occasione chiama i libri comites, compagni, compagni di viaggio. Chi ama veramente i libri, la lettura, non è solo, perché dialoga con uomini e con donne al loro meglio. In Petrarca c'è questo senso solidale, anche di una famiglia di libri, di autori, di lettori. Non dimentichiamo che Petrarca scrive agli albori di quella riscoperta dell'antichità e del suo sterminato patrimonio, ecco, che aveva liberato energie e risorse direi fantastiche, prima che culturali. Noi abbiamo sempre bisogno di connotare con l'aggettivo culturale, ecco, le nostre acquisizioni, ecco, ma sarebbe anche meglio e più rispondente alla verità sottolineare il loro aspetto, come dire, vitale e fantastico, ecco, al di là di quell'idea di cultura che alla fine è meno importante, diciamo, nella motivazione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte. Comunque, in questo frammento di Petrarca noi vediamo un senso, così direi, gioioso, anche goloso della lettura. Petrarca era lui stesso un ricercatore, anche fortunato, di manoscritti, di codici. E quindi c'è questa idea che direi appunto così positiva, ecco, di allargamento, di dilatazione dello spazio interiore grazie alla lettura. Leggerei invece un altro pezzo, un segmento di Kafka, in cui c'è un'idea drammatica, tragica della lettura, che non si oppone all'altra, la integra, è un diverso modo di avvicinare i libri, di avvicinare i frutti della creatività umana. Kafka dice: noi abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci colpisca duramente, come la morte di uno che amavamo più di noi stessi, come se venissimo scacciati nei boschi via da tutti gli uomini, come la notizia di un suicidio. Un libro deve essere l'ascia per il mare di ghiaccio dentro di noi. Ecco, vedete questa immagine drammatica della lettura, eppure
io non mi associerei assolutamente al prevedibile commento di molte persone che si tratta di una prospettiva negativa, di una prospettiva pessimistica. Anche qui c'è qualcosa di, c'è un'immagine potente e vitale della lettura, perché si parla di un libro come l'ascia per il mare di ghiaccio dentro di noi, quindi c'è questo senso del ghiaccio da cui siamo avvolti e dell'importanza di liberarsene grazie a un colpo d'ascia dato dal libro. Però vedete che qui non c'è nessuna idea, come dire, conciliante, ottimistica. Ecco, qua sì si può dire, direi, usare l'aggettivo ottimistico nel senso fatuo della predilezione per il lieto fine o per le soluzioni accomodanti. Ecco, parla del libro addirittura come che agisce su di noi come una disgrazia che ci colpisca duramente. In effetti alcuni libri, non tutti certamente, ma alcuni tra i libri che contano veramente hanno questo effetto potente e drammatico sulla nostra immaginazione, come se venissimo scacciati nei boschi via da tutti gli uomini. Ecco, a proposito di linguaggio, qui vediamo come il linguaggio di Kafka è immaginoso: venissimo scacciati nei boschi via da tutti gli uomini, quel complemento di luogo, nei boschi via da tutti gli uomini, ecco, è già un'apertura potente, visionaria. Ecco, lascia per il mare di ghiaccio dentro di noi, sono immagini potenti. Non dimentichiamo che lo scrivere nel suo senso più forte ricorre spesso alle immagini, non per arrivare a quella immaginosità, a quella un po' leziosa che molti cercano di raggiungere, ma perché le immagini effettivamente dilatano magari l'idea astratta da cui muoviamo, la arricchiscono dei scorci di prospettive visionarie e perciò ne dilatano ulteriormente i significati. Ecco, quindi direi che questo è uno dei pezzi più memorabili sui significati che possono acquistare i libri per noi e quindi la lettura per noi. Thank you.
Bene, dopo aver letto questi due frammenti di Petrarca e di Kafka, ecco, che ci propongono un'immagine del libro e della lettura così potente, ecco, io metterei a contrasto questa immagine con una espressione che oggi viene usata fino alla nausea, il libro come prodotto di qualità. Confesso di averlo usato anch'io, di aver detto ma è un libro di qualità, è un prodotto di qualità. Riflettendo su questa espressione mi sono reso conto proprio della sua insufficienza, della sua e anche della sua volgarità. Anzitutto considerare il libro un prodotto, ecco. È vero, il libro è un prodotto anche, che viene venduto, che si può, diciamo, classificare secondo le modalità con cui noi classifichiamo i prodotti. Benedetto Croce aveva detto che una statua può essere anche classificata secondo il suo peso. Quanto pesa, può stare in una cassa, benissimo, è uno dei modi di avvicinare l'arte. Non è il modo più interessante, direi, è interessante per i facchini, un po' meno per quelli che si avvicinano alla scultura. In realtà il libro è un prodotto molto particolare, è un prodotto unico ogni volta, non è un prodotto in serie come potrebbe essere, non so, un'automobile. È un prodotto unico, è il frutto unico, irripetibile, imprevedibile, parlo naturalmente di un certo tipo di libri, dell'uomo. Allora, già dire che è un prodotto vuol dire già sottolinearne una caratteristica che non è la sua peculiare, ma non solo. Dietro questa affermazione che il libro è un prodotto, c'è anche un certo senso, come dire, liquidatorio, c'è anche un senso negativo. Una frase che io ho sentito ripetere spesso è che il libro in fondo è un prodotto come una saponetta. Non è innocente questa frase, perché poi ne derivano alcune conseguenze di un certo interesse nell'ambito, per esempio, dell'editoria, dove vengono magari preposti alla cura dei libri direttori che si sono occupati di altri prodotti, però dicono, si sostiene, si sente dire, in fondo non è molto importante la competenza specifica relativa al libro. Il libro è un prodotto come una saponetta, basta che uno se ne intenda della collocazione sul mercato dei prodotti. E questo veramente è un gravissimo equivoco, perché direi innanzitutto il libro non è una saponetta, non è una saponetta, è una cosa molto diversa. La saponetta, non so, ha altre funzioni, dilata i pori. Vabbè, il libro dilata la mente, dilata gli spazi, sono due oggetti profondamente diversi, quindi già assimilarli vuol già dire tradire l'esperienza. Poi nel termine saponetta è implicita una certa connotazione negativa, sembra che, come dire, il libro è come una saponetta, cioè come un prodotto qualsiasi. Io l'ho sentita tante di quelle volte, l'espressione il libro è come una saponetta, che ho voluto fare una ricerca sulle saponette. Ho interrogato amici, bene, ho scoperto che per esempio a Milano c'è un uomo che per tutta la vita si è occupato di saponette. Quest'uomo veniva da una condizione umilissima. Aveva la mania delle saponette, ha inventato oltre 400 saponette diverse, ha creato una fortuna personale che è difficilmente immaginabile. Ha ville in diverse, perché pare che abbia anche questa mania, in diversi stati europei. Benissimo, la saponetta è un genere difficilissimo. Chi è emerso, come quest'uomo di cui mi hanno parlato, è un individuo che tutta la vita si è occupato di questo problema, che ha escogitato delle soluzioni nuove e che è riuscito a ottenere risultati straordinari grazie a un accanimento maniacale, che è sempre quello che di solito accompagna il successo delle persone. Parlare di saponetta come di un genere scadente, oltretutto vuol dire dimostrare di non intendersi assolutamente saponetta, dimostrare non sapendosi, di non intendersi di conduzione di azienda, dimostrare di non intendersi ovviamente di libri. Io mi fermerei su questa saponetta mitologica del nostro, che ricorre nel lessico, diciamo, aziendale, per ristorarci con un altro ragtime di Scott Joplin.
vediamo l'altro termine dell'espressione prodotto di qualità. Ecco, di qualità sembra un'espressione direi soddisfacente. Se ci riflettiamo però ci accorgiamo dei suoi limiti. In fondo noi le qualità le riconosciamo a certi prodotti come dei contrassegni, diciamo, non so, un Barolo dell'89 ha certe qualità organolettiche di gusto e le bottiglie di quell'annata ottenute diciamo vendute da un certo produttore presentano tutte caratteristiche analoghe. Quindi sono qualità che noi riconosciamo a certi prodotti, oppure all'automobile, eccetera. Ma il libro ha delle qualità uniche, incomparabili. Il termine qualità rinvia, direi, irresistibilmente alla serialità, alla produzione in serie. E poi anche qui, come avevamo visto per la creatività, finisce per spostare l'attenzione dall'oggetto, ossia dal libro, alle caratteristiche di chi lo scrive, dell'autore. Allora, per noi non è così importante che un autore esibisca alcune qualità, alcune caratteristiche in quello che fa. Per noi è importante che il libro sia ricco di significato, ci riguardi, ci coinvolga, ci tocchi, ci dia un'emozione, ecco. Quando mi dicono che cosa è importante idealmente per chi scrive, idealmente è importante che quello che scrive riguardi alla fine in modo personale il lettore. Quando uno ottiene questo, già ha ottenuto un risultato straordinario. Perché noi fingiamo molte volte di essere coinvolti dalla lettura, di aderire al contenuto emozionale di un testo, ma in realtà la cosa ci lascia molto estranei. Quando veramente noi proviamo un senso di turbamento, di immedesimazione, di emozione, bene, il risultato è straordinario, si è ottenuto qualcosa veramente per cui vale la pena che lo scrittore lavori, cioè qualcosa che riguarda personalmente chi legge. Intendo personalmente il significato più pieno del termine, qualcosa che lo riguarda in profondità, che lo riguarda direttamente. Ora, il termine di qualità invece rinvia, direi irresistibilmente, a caratteristiche che riguardano l'autore, va bene, quasi caratteristiche che hanno un interesse sociologico, ecco, non le qualità dell'artista. Allora si entra in un campo così anche nuovamente fatto, non so, le qualità di cui parla Leopardi a proposito dei salotti ottocenteschi, diceva che erano ricercati poeti o letterati sognanti, malinconici, taciturni, ecco, che esibivano queste qualità tipiche dell'artista. Parlo adesso delle qualità in un senso psicologico e comportamentale, ma in fondo questo ci aiuta a capire che è pericoloso parlare di qualità. Ecco, a proposito di queste qualità comportamentali, ecco, per cui l'artista è riconoscibile, c'è stato un grande scrittore inglese, Chesterton, del Novecento, autore dei racconti Padre Brown, di saggi che riescono a unire la profondità e la leggerezza con una grazia inimitabile. Ecco, Chesterton diceva che il temperamento artistico è una malattia che affligge i dilettanti. Cioè l'esibizione di queste qualità artistiche, ecco, sul piano psicologico, la definisce una malattia che affligge i dilettanti. In che senso? Che un artista invece è impegnato su cose più importanti, non gli interessa di far vedere che è un artista, non gli interessa di mostrare che è malinconico, che è istintivo, che è altre amenità di questo tipo. Mi fa venire in mente uno scrittore che ho sentito in televisione, e noi vediamo spesso in televisione che gli scrittori, sapendo che il pubblico femminile è il pubblico forte, il pubblico dei lettori forti nell'ambito della narrativa, e allora cercano con una così una vanità, una fatuità tipicamente maschile, ecco, di conquistarselo, e allora che cosa fanno? Dicono, per esempio, siccome
si pensa che alle donne, come del resto agli uomini, piacciono temperamenti così, diciamo, impulsivi, immediati, passionali, eccetera. Ne ho sentiti più di uno interrogati sul fatto se pensano, elaborano dei progetti quando scrivono, se hanno in mente un piano, se la tecnica è importante, dicono. No, per me lo scrivere è un'avventura di cui non si può prevedere niente, non si può calcolare niente, non faccio nessun piano. E direi io, ce ne accorgiamo anche che non fa nessun piano, perché dai risultati ce ne rendiamo conto. Il fatto è che lo scrivere è un'avventura, ma è un'avventura che richiede anche un rischio calcolato, come dire, richiede anche alcune equipaggiamenti, ecco, non è che si possa affrontare la montagna. Domal diceva che per scalare la montagna, il monte analogo che unisce la terra al cielo, René Domal, un surrealista eretico, diciamo, che si era staccato da Breton per elaborare una nozione così più personale, direi anche più ricca del surrealismo. Beh, diceva che per scalare la montagna bisogna anche imparare la tecnica della scalata, bisogna anche equipaggiarsi. Certo, questo non assicura la conquista della vetta, perché questa, la conquista è legata a fattori anche imponderabili, che sono l'energia, il coraggio, anche la fortuna. Però fingere di ignorare che ci voglia la tecnica, ecco, è una menzogna a cui ricorrono, ecco, direi, questi scrittori televisivi che ostentano quest'aria sognante in rapporto allo scrivere, così per conquistare un pubblico femminile. Ammesso poi che lo conquistino, perché poi penso che le donne ne sappiano molto di più degli uomini, ecco, su questo e altri punti. Non so fino a che punto si lasciano attrarre, ecco, da questa istintività tenebrosa e romantica. È una delle esperienze più divertenti che si possono fare, ecco, queste forme di seduzione indiretta, ecco, di questi poveri uomini che cercano di conquistare le lettrici forti o deboli. Vede, in realtà un artista cerca di prevedere il più possibile, naturalmente per questo è ansioso, perché sa che non può prevedere la cosa più importante, sa che l'arte è un rischio che può essere anche drammatico, tragico, e quindi però naturalmente fa di tutto per prepararci a questo, come appunto uno scalatore che sa benissimo i rischi cui va incontro e cerca in tutti i modi di prevenirli e di difendersene. Perciò non sprecherà, direi, l'artista i suoi sforzi nell'ostentare un'artisticità di temperamento. Ha ragione Chesterton. Un artista vero è più concentrato, è troppo concentrato su quello che fa per mettere in mostra quello che è o quello che vorrebbe essere o apparire. Io ho notato, tra l'altro, che anche nei grandi rivoluzionari spesso si rileva un conformismo dei comportamenti. I grandi rivoluzionari si dissimulano, hanno comportamenti comuni. Perché? Perché c'è un problema di gerarchia di risultati e gerarchia di sforzi. Uno che vuole apparire un artista perde tempo rispetto a quello che all'obiettivo che dovrebbe proporsi, ossia di fare qualcosa di importante. E quindi distribuisce male i suoi sforzi e molti si accontentano di apparire artisti senza esserlo. I più ambiziosi invece vogliono essere artisti semplicemente perché hanno fatto qualcosa di importante, qualcosa di vero, qualcosa che dice agli altri. Ecco, sono questi i veri artisti, perciò ha ragione Chesterton di dire che il temperamento artistico è una malattia che affligge i dilettanti. Gli artisti veri concentrano l'energia sugli obiettivi importanti. Allora, sottolineare che il libro sia un prodotto di qualità, io lo trovo un po' rischioso, perché ne emerge quasi l'importanza che in un testo l'autore confermi o sveli le qualità, ma questo interessa a noi. A noi interessa che il testo non abbia certe qualità, ma ci dica qualcosa di importante. Posso capire bene che si usi questa espressione, io stesso l'ho usata per molti anni, però adesso mi sono reso conto, perché riflettere sul linguaggio vuol dire riflettere sull'esperienza, che mi sono reso conto che non è l'espressione giusta. In fondo a me non interessa che un libro
sia di qualità. Ovviamente se sento dire che un libro è di qualità so che è scritto bene, ma a me non interessa che sia scritto bene. Torniamo al discorso di ieri, non interessa che ci siano... non interessano i modi in cui la cosa viene detta, interessa la cosa che viene detta. Ecco, interessa la cosa che viene detta. Certamente una cosa è importante quando viene detta in un certo modo, quando... Ma a noi interessa la cosa detta, non il modo di dirla, e neanche le qualità dell'autore che si sono realizzate in questa opera. Queste qualità riguardano lui, meglio per lui se ne ha, benissimo, ma non... È come un attore, a un certo punto un regista sceglie un attore che può essere elegante, può essere invece... può essere sgraziato, può essere raffinato, può essere invece volgare, può avere qualità diverse. L'importante è che a un certo punto crei un personaggio in cui lo spettatore si riconosca, che l'attore abbia certe qualità e abbia un registro, una gamma molto ampia di qualità, certo, è interessante per lui, può essere orientativo anche per il regista che deve scegliere, quindi io non è che voglia mettere al bando l'espressione prodotto in qualità, sottolineo la sua inadeguatezza e il suo legame con la mercificazione dello scrivere, con la trasformazione dello scrivere, dei prodotti dello scrivere, anzi io non direi prodotti, ma frutti dello scrivere, in qualcosa che è molto lontano, ecco, dall'essenza dello scrivere. Ecco, sentiamo l'ultimo reg, come veniva detto anche con l'espressione abbreviata e litica di Scott Joplin, e poi spero che ci sia un dialogo con chi mi ascolta. Grazie. Buonasera. Buonasera professore, sono Gianfranco, telefono da Roma. Sì. Volevo porle un quesito. Sì. Sono abituato da un anno e mezza a leggere i libri e poi a riportare le parti determinanti riscrivendole per conto mio. E volevo sapere quando questo sistema poi mi poteva aiutare
sia nel migliorare nella scrittura, che comunque mi riesce un po' difficile, oppure anche nella capacità d'analisi poi a livello verbale, se veramente conviene proseguire su questa strada, oppure come lei diceva nei giorni scorsi, per quanto riguardava la scrittura, conviene di più leggere il libro, magari mettersi davanti a un foglio di carta e poi riportarne le sensazioni interiori. Comunque le devo dire che questo tipo di pratica che svolgo mi dà notevoli soddisfazioni e mi sembra che mi arricchisca parecchio, ma non so se basta alla bisogna. Ecco, io condivido con lei l'idea che sia un procedimento anzitutto soddisfacente per chi ha il tempo di farlo. Ecco, io incalzato da tante cose, tanti bisogni, eccetera, non riesco più a leggere trascrivendo, ma questo è, direi, uno dei procedimenti più importanti, perché è un modo effettivamente di appropriarsi, nel senso etimologico del termine, fare propria la scrittura di un altro, di assimilarla. Naturalmente si sceglie, si trascrivono i pezzi degli autori che si amano, ed è fondamentale questo lavoro di assimilazione. Ecco, Dante dice: vagliami il lungo studio, il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume, a Virgilio. Ecco, il lungo studio, il grande amore, in Dante per esempio la presenza di Virgilio è ricorrente, costante. Non dimentichiamo che nel mondo antico, per esempio, gli scrittori conoscevano a memoria gran parte del patrimonio letterario, talmente degli autori più importanti, ma lo conoscevano a memoria. E a memoria i francesi lo dicono par cœur, cioè non è semplicemente un fatto memorico, è un fatto interiore, un'assimilazione interiore. La letteratura antica è una valle di echi, ecco, in cui quello che conta però non è la ripetizione della nota, ma il timbro diverso con cui vengono riprese e citate anche versi di altri, parole di altri. Cioè non è una valle in cui vengono ripetuti parole e versi di altri, ma in cui la nota può apparire la stessa, ma è diverso il timbro. E quindi questa era l'idea anche di originalità che avevano gli antichi e che secondo me può insegnarci molto. Allora, impadronirci, fare di un testo, di un autore che si ama, attraverso anche la trascrizione di alcune parti, direi che è molto importante per assimilare, per fare proprio quest'autore, ed è molto importante anche perché secondo me lo scrivere passa attraverso questo lavoro di appropriazione, da cui poi naturalmente bisogna uscire, ma non è che bisogna, direi che andrebbe omesso, da cui naturalmente si esce se uno ha talento, ha inventività, a un certo punto si libera di questa influenza, però passare attraverso l'influenza direi che è fondamentale. Ecco, io ho sempre presente il lavoro che fanno i pittori, che facevano i pittori, che tuttora anche fanno, direi migliore, cioè anche di ricopiatura nella fase giovanile, ma non solo giovanile, di quadri di artisti. Al Louvre andavano i pittori a ricopiare i quadri. Tra l'altro Cézanne diceva che avrebbe voluto, confessava in una lettera della maturità, che avrebbe voluto bruciare il Louvre, e dice: povero imbecille, anzi lui dice qualcosa di più forte, da giovane avrebbe voluto bruciare il Louvre, invece si rendeva conto dell'importanza che poteva essere l'acquisizione, non totale, non globale, ma per singole parti, di questo patrimonio così sterminato. Non so, basta pensare agli impressionisti che scoprono i giapponesi, per esempio le stampe giapponesi del XVII-XVIII secolo, e si mettono a copiare i Roshigi o Kusai. Non è che lo facciano per copiare in senso servile, lo fanno per assimilare un'esperienza che li nutre. E queste esperienze figurative dell'arte giapponese, per esempio, hanno dilatato gli spazi della pittura occidentale. Quindi io direi che di continuare con questo suo atteggiamento così costruttivo. La ringrazio. A lei, professore, buonasera. Buonasera. E do appuntamento a chi mi ascolta a domani sera.
Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. Riedizione a cura di Nicola Pedone. Ringraziamo per la gentile collaborazione Lucia e Andrea Pontigia.